Buonasera, noi di Offset ancora una volta siamo qui. Questa è la terza serata ed è una serata eccitante. Questa sera è pieno di gente, di curiosità. Siamo entrati nel vivo del festival. Beh, questo festival di Roma, io sono di Roma, quindi sono felice che si faccia un festival del cinema a Roma, prima di tutto. Io sono felice che quest'anno c'è stata una grande affluenza di pubblico perché la sala era strapiena e molti hanno pagato questa sera, quindi era pubblico reale, vero? L'emozione è stata incredibile perché per la prima volta in vita mia faccio il coprotagonista in un film e l'accoglienza della stampa e del pubblico è stata meravigliosa. Devo solo sperare di non svegliarmi e che era tutto un sogno. Quindi, assolutamente no. Ecco. A noi romani fai un grandissimo regalo. Grazie ancora. È stato un grande regalo che ho ricevuto io questa sera, meraviglioso. Quindi, il film è andato bene, hanno anche applaudito, quindi più di così, meraviglioso, sono felice. Ecco. Perfetto, anche noi perché abbiamo visto l'uscita del pubblico che erano tutti entusiasti. Che cosa, non posso dire che cosa pensa del film perché lei è la scenografa, non si può parlare. Della vita del festival, della partecipazione al festival. Molto, molto bella, molto calorosa, molto partecipativa, questo pubblico bellissimo, sono molto contenta. Una impressione che ha avuto intanto per questa atmosfera magica di questo festival, che cosa ci può dire? Ma una grande, c'ho lo Schwingham, posso parlare? Certo, se ci riesci. Una grande festa, è inutile dirlo, insomma. Ma la partecipazione è stata proprio particolare, io conosco per questo film, era come nel teatro napoletano quando c'era o malamente, quando hanno rubato la cotoletta al direttore, alla mensa, c'è stato un applauso a scroscio proprio, il segno che il pubblico partecipava anche in maniera ingenua e divertita a questi scontri di personaggi. E anche in questa occasione lei ha potuto vivere questa emozione? Sì, io l'ho guardato molto volentieri perché non l'avevo mai visto e ci tenevo a vederlo insieme al pubblico perché il pubblico è poi quello che determina il gusto della commedia. Sono Pietro Albino e sono co-sceneggiatore del film Buoni a Nulla di Gianni Di Gregorio. Quindi è inutile dire cosa ne pensa del film, mi sembra superfluo. L'unica cosa che le posso chiedere invece è cosa ne pensa del festival. È bellissimo essere a Roma, poi soprattutto con un film che parla di romanità e quindi è come giocare in casa, c'è un'atmosfera, è meraviglioso. Abbiamo visto anche tanta affluenza di pubblico, tanti giovani. Cosa vive lei dell'atmosfera del festival? Sono contentissimo di apprendere da te che ci sono stati questi giudizi positivi. Questo festival mi piace tantissimo perché finalmente è una festa più che un festival. Qui ci sono tante commedie e assume proprio la caratteristica del cinema come dovrebbe essere, una dimensione popolare di commedia che a me personalmente piace tantissimo. Quello che ti volevo chiedere è un piccolo pensiero rispetto al cast. Devo dire che sono stato piacevolmente colpito, anzi Marco mi ha sorpreso, Marco Marzocca è stato bravissimo, straordinario, e poi non ho parole che d'amore insomma per Gianfelice Imparato che è stato straordinario e per il bravissimo Marco Messeri che fa anche lui una parte, quindi le parti maschili sono piaciute tantissimo e poi le parti femminili non ne parliamo, Ludovini è straordinaria come sempre, poi in questo festival ci sono tanti film in cui lei è presente, La Buonaiuto, insomma devo dire che sono stato piacevolmente colpito, ecco. Quando un attore riesce a prendere quello che è sulla carta, a restituirlo attraverso le sue parole, insomma, è stupendo. Grazie mille ancora e un saluto da tutti noi. Cosa vivi di questo festival? Beh, è una grande emozione perché una sala così, così grande, piena, così, è un'emozione. Stanotte ho dormito poco, sono molto contento, molto soddisfatto. Grazie, anche grazie. Noi romani per tutto quello che ci dai. Grazie ancora. Grazie, grazie. Stasera con noi Manetti Bros. Allora, sono presenti anche loro al festival, non partecipano, però come spettatori ci raccontano qualcosa. Parlo con te? Siamo venuti, sì, come spettatori, siamo venuti a premiare il grande regista giapponese Takeshi Miike oggi e abbiamo visto il suo ultimo folle film. Quindi sì, fondamentalmente premiatori e spettatori e siamo anche in qualche modo inclusi nel programma del festival perché abbiamo
un progetto di un film cinese con un produttore cinese, è venuto qui al mercato per cercare di trovare dei coprodotti europei per questo film che probabilmente faremo in Cina. Perfetto, allora visto che tu ci hai enunciato che cosa succederà, con lui parliamo invece dell'atmosfera del festival. Che emozione ti dà questo festival? Beh, Roma è la nostra città, è la mia città. Devo dire che per anni non sono mai venuti, poi l'anno scorso io sono invitato in un nostro film Song Napoli e da allora sento emozionato. E quest'anno sono venuto appunto oggi e sono emozionato come l'anno scorso, quando siamo venuti col film. Ci ha portato bene il Festival di Roma e quindi ora lo sento appartenente insomma in qualche modo alla nostra, a noi, e quindi una bella atmosfera, vedo un'atmosfera viva, tantissima gente, pubblico bellissimo e partecipazione come dovrebbe essere un vero festival, quindi è un vero festival, veramente tanta partecipazione. Noi di Offset, stanchi ma felici, vi auguriamo una buona notte e vi aspettiamo domani. Questa è stata una serata magica, ricca di incontri e di tante, tante, tante sorprese. Grazie di averci seguito e seguiteci ancora. A domani. Un saluto ad Offset. Offset. Ciao. Offset. Offset è offset. Lo posso mangiare perché si dice meglio offset. Un saluto, buonanotte, buonasera di una bella serata a Roma. Offset, fantastico. Offset, offshore, se no ti andiamo su un motoscafo. Allora, offset. E che embriaca, ha bevuto già. No, comunque è offset. Un saluto a tutti, buonanotte, mi raccomando, dalla prossima settimana andate tutti quanti a vedere Buoni a Nulla al cinema. Ciao.